Buongiorno e benvenuti al podcast del Giunco.net con le news di oggi, giovedì 2 dicembre 2021. In apertura la cronaca, cocaina e hashish che una volta tagliate avrebbero dato 218 dosi. Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Grosseto dalla polizia per spaccio nei dintorni della stazione ferroviaria. Aveva con sé la droga e numerosi precedenti. Si tratta di una persona di origine straniera che è finita in carcere. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 615 su 35.195 test, di cui 10.863 tamponi molecolari e 24.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,75%, che corrisponde al 6,3% sulle prime diagnosi. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 43, le persone positive in Maremma in carico alla ASL sono 820, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 1664. La situazione dei ricoveri: sono in totale 44 i pazienti ricoverati all'ospedale della Misericordia, di cui 37 in degenza Covid e 7 in terapia intensiva. Parliamo di vaccini. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 6.393.000 dosi, di queste 500.000 sono terze dosi. Per questa edizione del podcast è tutto, per il Giunco.net, Daniele Reali.